drinking a German beer with a Cuban cigar in the middle of Paris with a Dominican. Wow, c'è abbastanza cibo da sfamare una città. Chissà se ospitano matrimoni. Come no? Offrono il servizio completo. Matrimoni, bar mitzvah e vendite all'asta clandestine. Ma che diavolo è? Questa porta non c'era sulla pianta. Chiusa, ovviamente. Ok, piano B. Bene, andiamo. Condotti di ventilazione. Nathan, vieni a vedere. Ecco qua. E luce fu. Un bel impianto elettrico. Non hai una torcia? Sì, può andare. È sempre una buona idea farsi accompagnare da un fumatore. Tranne quando bisogna correre. Accidenti. I fumi dell'alcol cominciano a darmi alla testa. Per fortuna guida Sally. Piccolo cieco. Forse l'accesso ai condotti è dietro alle botti. Il vino dannata deve valere parecchio. Sì, forse Alcazar ha un debole per il buon vino. Qualcosa mi dice che non ha nessuna intenzione di scappare. Ehi, dovremmo preoccuparci che Victor stia chiacchierando con Nadine Ross? Ho sentito tutte storie sul suo conto. Non preoccuparti per Sally. Riesce sempre a cavarsela. Di qua. I condotti, la nostra via d'uscita. Ehi, ce la faccio. Non ho bisogno del tuo aiuto. Sto tenendo l'accendino. Tieni l'accendino. Saliamo. Bene, ci siamo. È più angusto di quanto sembri. È molto più polveroso. Shh, maledizione. Cosa portiamo a quell'odioso miliardario tedesco? Quello con il parrucchino e quella roba sul naso. C'è carenza di camerieri qui. Tanto non capirebbe la differenza.
Questa gente non mi piace aspettare. Questa gente meriterebbe un calcio nel culo, altro che. Questa gente potrebbe farci ammazzare. Rubati ai ricettatori. Aria fresca, arriviamo. Guarda qui, vedi l'edificio con la torre radio? Intendi il ripetitore? Che? Vabbè, è la sala del generatore. Sì, hai ragione. Troviamo un modo per superare il cancello. Sam, qui! Ti sollevo io. Ok. Per fortuna sei ancora in forma. Sally, siamo usciti dalle cantine. Andiamo alla sala del generatore. Com'è la situazione? Sally, ci sei? Forse è un problema di ricezione. Sicuramente sta bene. Bingo. Ecco la cucina. E ovviamente è chiusa. Sam, guarda. Forse potremmo usarla per trovare una finestra e calarci nelle cucine. Ottima idea. Io ti sollevo, tu occupati della scala. Ok. Ci sei? Sera. Ma che sta facendo? Piano con i civili, Sam. Capirai. Si sveglierà in mutande col mal di testa. A noi capitava spesso, no? Già. Ok, io ho da fare e tu hai da fare. Già. Ok, verso la sala del generatore. Sam, tutto ok? Sì, a parte i pantaloni troppo attillati. Beh, sono la moda del momento. Davvero? Beh, quando sei a Roma. Perché siamo in Italia, lo capite. Bene, torno alla scala da ballo, fidati bene. Vediamo. Sam, ci sei? Sam? Sally? Perfetto. Ragazzi, se mi sentite, vedo la sala del generatore. Sarò lì a breve, o quasi.
merda! Non ci credo, l'avete scampato. No, in realtà no. No, siamo rimasti bloccati dentro per un mese. Mm, e il povero cavallo? Beh, a bordo avevamo un sacco di carote. Conosci qualcuno? No, pensavo di sì, ma no. Non mi hai mai presentato il tuo famoso socio, Drake? Il mio ex socio. Ormai è un po' che lavoro solo. Drake non c'è più. Ah, vale a dire morto? Oh no, diciamo in pensione. Dicono che righi dritto si è sposato. Ah. Beh, allora è come se fosse morto, no? Victor Sullivan, come diavolo stai? Rafe? Quanto tempo è passato? 10 anni? 12? 15. Fantastico. Dopo tutti questi anni ci azzuffiamo ancora sulle cianfrusaglie della gente morta. Ah sì? Pensavo gestissi l'azienda di famiglia. Ora è la mia azienda. Sì, quello è il lavoro ufficiale. Oh, oh, un lavoretto niente male. Scommetto che potresti comprarti tutto il catalogo dell'asta. Beh, certo. Ma che gusto ci sarebbe? Ultimamente mi interessano solo i pezzi pregiati, la roba grossa. Su cosa dovrei puntare questa sera? Sì, come se avessi i suoi soldi. Ma, detto tra noi, ho visto che hanno invertito i lotti. Ho paura che qualcuno voglia truccare l'asta. Beh, ricordati dove sei. Qui nessuno si è arricchito rigando dritto. Per questo hai bisogno di qualcuno che ti guardi le spalle in un posto così. Ah. Beh, mi spiace dovertelo dire, ma ora lavori per un americano. Come? Questa volta siamo soci. Capisco. Wow. Una coppia esplosiva. Tra poco metteremo all'asta il nostro prossimo articolo, un crocifisso di legno intarsiato della collezione Trott. Beh, non farò il terzo incomodo. Divertitevi voi due. Aspetta eh? Un po', Sully. Come l'hai scoperta? Cosa? Cosa avrei scoperto, Rafe? Nadine, forse il tuo socio ha esagerato con i Bloody Mary. Basta, stronzate, nonno! Non so come tu sia riuscito a entrare. Ma se solo pensi di partecipare all'asta della Croce di Avery, sappi che ne uscirai in una cassa d'avorto. Beh, ci siamo capiti. È stato un piacere. Nate. Nate. Dannazione, ragazzo, dove diavolo sei? Ok, il generatore. Posso farcela. Perché ho scelto il generatore?
Sì. Non ci pagano abbastanza. Se dobbiamo fare anche gli elettricisti. Tu sì, puoi dire di no. Ecco fatto. Oh, speriamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Direi che per stasera può bastare. Ma che diavolo? Pronto? Ci siamo. Ora, dove diavolo sono gli interruttori? Oh, merda. Sam, Sally, ci siete? Dannazione, ragazzo, dove eri finito? Ce l'ho fatta. Con qualche contrattempo, ma... Se puoi tagliare la corrente, dovresti farlo ora. Ok, ma mi servirà un minuto per arrivare al pannello. Non abbiamo un minuto. Rafe sta per andarsene con la vostra croce. Aspetta, cosa? Rafe? Rafe è qui? Sì, Rafe è qui. E al momento la sua offerta è quella più alta. Beh, tu rilancia. Con cosa? Non me la posso permettere. Sally, la stiamo rubando, ricordi? E se capisce che è un bluff... Non succederà. Siamo a 90.000. Qualcuno offre di più? Ragazzi, se non prendiamo la croce sono un uomo morto. Sì. Ma se faccio l'offerta più alta moriremo tutti. Sally, ho bisogno di un po' di tempo. Se nessuno offre di più... Fidati di me. 91. 92. Ah, al diavolo. Bene, abbiamo un'offerta da 100.000 euro. Grazie. Nessuno vuole rilanciare? Abbiamo un'offerta da 110.000. Fatto 30, faccio 31. Questa offerta... Tranquillo, tra un attimo sarai salvo. Me lo auguro. Ok, devo solo rompere il lucchetto. Ma con che cosa? Abbiamo un'offerta di 130.000. Siamo ora a 140.000. Niente, oh cazzo. Il signore laggiù porta l'offerta a 150.000 euro. Forza. La situazione comincia a funzionare da qui. Sì, un secondo. Nuova offerta, siamo a 160.000 euro. Con l'offerta del signore saliamo a 170.000. Adesso abbiamo un'offerta di 180.000 euro. Bene, suona l'interruttore. Pronti? Sono nato, pronto. Victor? Un secondo. Il signore ci offre 190.000 euro. 500.000. Vediamo di farla finita. Grazie. Bene, l'offerta attuale è 500.000 euro. Il signore desidera rilanciare? Mi stavo quasi preoccupando, Victor. Volevi che ti uccidessi? Ok. Roviniamo la serata a questo stronzo. Nessun altro? 501. 502. Dichiaro il lotto venduto per 500.000 euro. Signore e signori, mantenete la calma. Il generatore d'emergenza si attiverà a momenti. È sparita! Sbarrate tutte le uscite. Nessuno deve lasciare la vita. Vattene, levati di mezzo! Fermatelo! Ehi, fermate quell'uomo! Fermo! Che state facendo? Così lo fate scappare, mi capite? Sparisci. D'accordo.